Salve, care amiche ed amici. Ebbene, mio cane mangiava. Adesso passeggia di qua, di là e anche di qua e di là. Perché a volte rimane a passeggiare da una parte, da un'altra, va da una parte a un'altra. Adesso mangio di nuovo. Così vi ho voluto fare vedere il mio cane mangiando. Voi potrete dire che ce ne frega noi, e vabbè. Mangia, non mangia. Mangio un chicco alla volta. Anzi, inghiotto un chicco alla volta. Vabbè, ieri ho fatto un video. O due, credo due. Forse domani farò altri video. Per intanto faccio questo. Che se dicevo, per intanto faccio questo di video. Una, ah, ecco, questa volta ci ha messo due giri quasi. Grazie di tutti i commentari. Io volevo trovare il nome di una persona, un amico che mi ha scritto dei commentari molto interessanti. Vediamo un commentario al mio video. Santen Chan legge qualche nanetto dal libro di Sani Gesualdi di Nino Frassica, seconda puntanata. Un commentario molto molto gentile, che io apprezzo molto, di Just LCPD. Ti seguo da sempre, sei un grande. Ti ringrazio, caro amico Just LCPD. Grazie di seguirmi. Grazie a tutti voi di seguirmi. E se faccio il video è giusto perché li apprezzate e mi seguite, e ogni giorno aumentano le visioni. E quindi oggi sto senza ispirazione, mi mancano temi, però vi volevo salutare. Domani probabilmente riordinerò le idee, e poi adesso già sono le credo che siano le 20, è molto tardi, sono stanco. Domani invece riuscirò a fare di meglio. Quindi adesso era solo per chiudere il giorno facendo un video. Poi vi invito a contattarmi in Instagram e anche in Facebook, e troverete il link perlomeno di Facebook nel canale. Che dire, adesso prossimamente leggerò qualche capitolo della vita del Buddha, della Budo Dendi Okyokai, libro di Frassica prossimamente. Fra qualche mese, magari, perché è uno sforzo per me leggere. Poi niente, vabbè, mi volevo ispirare a questo testo di Roger Zelazny per parlare della vita, della morte e di tutti i fenomeni dell'esistenza. Lo farò in un'altra occasione. E niente, vabbè, ogni tanto io a volte trovo l'ispirazione filmando, parlando davanti al cellulare, più che preparandomi cose. Questo è magari un mio limite. Dovrei scrivere per qualche giorno su qualche argomento e poi avrei più materiale, ma io preferisco iniziare a filmare e attaccare a parlare. E quindi vi lascio, a presto, grazie di seguirmi, il vostro Santen Chan. Ciao!